Ciao a tutti, oggi vi faccio vedere come costruirci un portapistola a caldo. A me è capitato molto spesso che quando uso la pistola mi fa piccole gocce, non so mai dove appoggiarla e così ho preso l'idea dalla mia amica Sandra che l'ha acquistata. Bene, ora vi faccio vedere cosa serve per questo progetto. Ok, io ho usato questo cartone che è un cartone di riciclo che ho preso in un negozio dove vende le stoffe. Questi sono i cartoni dove vengono avvolte ed è un cartone pressato. Però voi se non avete questo potete andare in qualsiasi negozio di belle arti e chiedere il carton legno oppure se avete del cartone molto grosso. Bene, ora vi faccio vedere, vi dico le misure che ho fatto io, poi voi fate a vostro piacere come lo volete grandere. Quindi io ho preso due pezzi 10 per 10, poi due pezzi 10 per no, per scusate 8,5, poi un pezzo 6 per 10 e la base misura 33 per 10. Poi, come vedete, io gli ho dato del gesso bianco per farlo, mi sembra più carino che lasciare il color cartone e poi comunque così si attacca meglio anche la carta, cioè sta meglio, diciamo. Vedete? Questi sono i pezzi di carta, io ho usato della carta scrap, voi li tagliate sui vostri pezzi. Adesso vi faccio vedere io come li ho tagliati, leggermente più piccoli, così. Poi vedete voi come vi piace. Poi ci serve questa lamina, che sono fogli di rame sottile, sono quelli che usano i bimbi a scuola per fare i disegni in rilievo. Poi io ho messo degli abbellimenti che ho fatto io. Poi userò questo che è il Distress Ink. Poi avremo bisogno delle barrette di colla, punto. La pistola a caldo e iniziamo ad assemblare i pezzi. Allora, prima di tutto incolliamo la carta ai pezzi, ai nostri pezzi. Quindi mi prendo anche la colla, ma prima gli diamo un po' di colore ai bordi per invecchiarlo. E così faccio con tutti. Poi mi prendo la mia colla, io uso questa. Voi potete usare anche il Vinavil o qualsiasi altra colla liquida e inizio a incollare la mia carta scrap su tutti i pezzi. Diamo bene la colla. E lasciamo dei bordi attorno. E striscio, ok, e così faccio con tutti gli altri pezzi. Così. Poi questo invece dobbiamo rivestirlo sia da una parte che dall'altra, quindi li attacchiamo tutti e due. Do la colla e così faccio. Metto sempre, lascio un po' di spazio, cerco di centrarlo e così faccio anche con l'altro. Ora che abbiamo assemblato tutti i pezzi, prendiamo quello da 10,10, diamo la colla in fondo e attacchiamo il primo pezzo.
mi raccomando, deve essere a pari alla nostra base. Attendiamo un attimo che si asciuga, poi prendiamo quello da 10,10 per 8,5 e facciamo nella stessa maniera, diamo la colla e attacchiamo e dovremo dare la colla su due lati, quello in fondo e quello per attaccare all'altro cartoncino, all'altro pezzo. Così, vedete? E mi raccomando, sempre a pari. Ecco fatto. Vedete? Vedete? Tutto a pari. E così facciamo anche con gli altri due pezzi. Attacchiamo anche l'ultimo pezzo, la colla andrà in fondo, in basso e sui due lati, ma su due lati dalla parte dentro questa volta, così, ok? Ora l'attacchiamo. Vedete dove ho dato la colla e l'attacchiamo all'altro pezzo. E così abbiamo finito anche il nostro porta stecchette. Vediamo un attimo. Ecco qua. Ora passiamo all'assemblaggio dell'ultimo pezzo, ma prima dobbiamo mettere la lamina, quindi ne tagliamo un pezzettino. Circa così. E gli facciamo un risvolto in modo che se dovessimo prendere il nostro portacolla non ci tagliamo. Quindi lo mettiamo bene pigiato, così. Questo lo andremo a attaccare poi con il biadesivo. Però prima ci attacchiamo l'ultimo pezzetto di carta, gli do la colla e lo attacchiamo sempre lasciando un po' di spazio tra un angolo e l'altro, così. Ora, ecco, assembliamo il foglio di metallo. Come ho detto, io questo lo attacco col biadesivo. Ora stendo bene la lamina in modo che venga bella liscia e mi servo della pieghetta per la carta. Bene, ora metto il biadesivo. Tolgo la pellicola e lo attacco alla mia base e faccio pressione per farla aderire bene con la pieghetta. Così. Ok, ora l'ultimo pezzo che lo andremo a posizionare tra la carta e il nostro pezzetto di foglio di lamina. Do bene la colla in fondo e attacco alla base. Tengo un po' premuto per far aderire la colla. Questo è un passaggio un po' delicato perché si può staccare
subito, poi gli do anche un altro punto di colla proprio per far sì che rimanga attaccato alla base ben fisso. Ecco qua. Bene, nostra portacolla, porta pistola a colla caldo è finito. Ora io gli metterò qualche abbellimento. Questo poi è a vostro piacere. Mi prendo i miei fiori e li attacco. Ecco qua. Il nostro lavoro è terminato. È venuta carina, vero? Beh, almeno con poco abbiamo ottenuto un bel porta pistola a caldo. Qui ci stanno le nostre stecchette, qui la nostra pistola. Se volete, potete farla anche leggermente più stretta la scanalatura. Io ormai l'avevo tagliata così e l'ho lasciata questa, perché così anche nella grande mi va bene. Ecco qua, spero che questo video vi piace. E se avete qualche domanda o dubbio, mandatemi una mail oppure scrivete nel box in fondo. E ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!